Oggi, 16 marzo 2023, è normale non potersi sentire a proprio agio con se stessi? È normale doversi sentire inferiori rispetto ad altri, rinunciare ai propri valori? Secondo noi no, non è normale. È mancanza di rispetto, è violare la libertà altrui. Ma come potremmo chiamarla quindi? Violenza? Forse, perché la violenza non è solo guerra, stupro, omicidio. Forse, perché la violenza non è solo quella fisica. Forse, perché la violenza non è solo una cosa per adulti. La violenza non è solo un coltello affilato che può trapassarti la pelle. La violenza sono gli insulti gratuiti, senza pensarci, e ancora di più quelli mirati per offendere e ferire. Quelli che puntano a ferirti più di un coltello affilato. Nel silenzio assordante di chi assiste senza fare nulla, un silenzio che ti uccide mentre vieni deriso. La violenza oggi è anche doversi prendere la colpa in classe per qualcosa fatto da altri. Violenza è non poter uscire a ricreazione per paura di essere preso di mira ed essere obbligato a dare i propri soldi a qualcun altro. Violenza è fare una rissa. Violenza è filmare una rissa. Violenza è aver paura di studiare, perché in quel caso siamo dei secchioni di merda. Violenza è essere definito gay perché non esiste che un ragazzo etero frequenti il liceo delle scienze umane. Violenza è non poter parlare liberamente con un ragazzo, perché altrimenti sei una tro... Però siamo tutti bravi a raccontare ciò che succede agli altri. A lamentarci, a filmare, a giudicare da esterni. Siamo tutti bravi a restare indifferenti. Quanti di noi hanno il coraggio di intervenire? Quanti di noi hanno mai fermato una rissa? Quanti di noi hanno difeso qualcuno? E quanti sono rimasti in silenzio di fronte all'offesa ad un amico? L'omertà è sempre di moda e ce n'è molta di più di quanto crediamo. Noi non ci stiamo nel buio della violenza e dell'omertà. Noi ci mettiamo la faccia!